E ora siamo alla pagina dei misteri. Oltre 20.000 persone hanno affollato le strade del centro di Campobasso per assistere alla sfilata eccezionale degli ingegni del di Zinno. A 300 anni dalla sua nascita, TLT Molise ha seguito la manifestazione e ha raccolto le impressioni, i pareri dei protagonisti di una serata che resterà nella storia della città di Campobasso. Vediamo. È uno spettacolo di folla quello che praticamente ci sta intorno e che sta praticamente guardando quello che le altre volte non è possibile guardare, la vestizione dei misteri. 300 anni dedicati a Paolo Saverio di Zinno che spegne le sue candeline. Candeline giustamente accese come sono accese le luci di questa città, che accolgono i misteri ancora una volta, non nella loro naturale allocazione, cioè durante il Corpus Domini, ma in una giornata un po' particolare, dove anche il freddo si è chetato, dove praticamente la gente sta dimostrando ancora una volta l'affetto nei confronti di questa manifestazione, ma principalmente si è stretta attorno a chi con amore li cura tutto l'anno, a dimostrazione che la campobassanità esiste ed è reale. Sindaco Battista, sfida vinta, il tempo ci ha accompagnato. Compleanno degno di Paolo Saverio di Zinno. Ma no, non era neanche una sfida, era un dovere della città nei confronti di questo artigiano, di questo grande maestro, di questo grande artista. Non poteva che essere scelta questa data invernale e non potevamo fare l'abbinamento con le luminarie natalizie. Come si dice nelle nostre campagne o nelle nostre case, anche il tempo ci ha accompagnato. E la cosa è importante e forse probabilmente determinante, però è la coralità del lavoro che è stato fatto e di quello che si vede. È quella la cosa più bella, ma soprattutto la più preziosa per la nostra comunità. Una location suggestiva sotto i portici del municipio per poi fare un mini giro, un giro breve che sarà accompagnato dalle luminarie. Sarà dalle luminarie, dalle bande, un giro ridotto proprio perché comunque l'aria è fredda e non vogliamo tirare la corda più dell'indispensabile. Ma è un giro gradevole, la temperatura comunque è adatta e confortevole, ma l'organizzazione ha previsto tutto quello che si poteva prevedere per i ragazzi in modo particolare. C'è stata una macchina mai sperimentata prima che ha dato il segnale dell'efficienza. Anche questo è un segnale, anche questo è un vantaggio e un orgoglio della nostra comunità. Padre Giancarlo, il gran giorno è arrivato. È un'emozione per la città che praticamente celebra questo 300° compleanno, ma non solo, è ancora una volta un atto di fede. Sì, è stato bello veramente, direi che nessuno si aspettava una luce così luminosa, un cielo così azzurro e una temperatura così mite. Fino a stamattina era freddo. E Dio ci ha dato, direi, un pomeriggio. E come ho detto in chiesa, una battuta simpatica, come questa festa nasce dalla collaborazione di tutti, perfino il cielo ha collaborato con noi e è stato il nostro gioco. Ci ha ascoltata nella nostra richiesta di avere una serata magnifica. È avvenuto così. Santi angeli che ci stanno guardando dalle nuvole. Sì, ma anche San Crispino, San Gennaro, la Madonna sono in gioia con noi. E d'altra parte una città così può rilanciare l'artigianato, la lotta alla droga, l'accoglienza dei migranti, cioè bisogna partire da questi ideali per ricostruire il tessuto bello della città.